Sono sempre il mostro di giustizia e intanto che aspetto l'arrivo, ahimè, di questo così particolare Natale, vorrei esporvi la mia idea politica su quanto riguarda l'immigrazione clandestina, che è un argomento che riguarda anche la criminalità, ovvero uno degli argomenti principali del mio canale. Ho diritto di esprimere la mia opinione, dicendo frasi che molti potrebbero anche non condividere, e quindi, se non condividete i miei punti di vista, scrivetemi da persone per bene un commento e io vi risponderò al più presto possibile. Purtroppo, nell'ultimo anno, gli sbarchi di immigrati irregolari in Italia è triplicato rispetto all'anno scorso. Io penso sia un bene che l'Italia accolga gli immigrati, ma c'è un limite a tutto, soprattutto in questo periodo in cui, ricordo, gli italiani stanno vivendo un periodo di crisi economica. Tutti quegli spacciatori di Milano, Monza, eccetera, sono chiaramente il risultato dell'immigrazione incontrollata e dunque la mossa migliore da fare sarebbe quella di mettere un freno a questo fenomeno e non aprire ancora di più le porte. Se tra gli immigrati irregolari ci sono persone che scappano veramente dalla guerra, purtroppo ci sono pure le persone che vengono in Italia per lavorare per la criminalità organizzata, per guadagnare i famosi soldi facili. Quindi, se ci sono immigrati che hanno bisogno di aiuto, che li aiutiamo lì, nel loro paese, ma non facciamoli arrivare clandestinamente, favorendo il traffico di esseri umani, perché, per quanto mi riguarda, potrebbero trasportare di tutto. Infatti, per chi non lo sapesse, molti narcotrafficanti ingeriscono la droga e poi, una volta arrivati in Italia, la vendono facendosi i soldoni illegalmente. Dubito che ogni immigrato venga controllato, che ne so, col metadetector o robe simili, anche perché ne arrivano centinaia ogni giorno, dunque troppi per poterli distribuire in modo logico e razionale. Non si tratta di razzismo, si tratta di libertà, perché per colpa dell'immigrazione incontrollata la gente ha paura di uscire di casa ancora prima del lockdown, perché si incontrano spacciatori. Ovviamente questo non dappertutto, ma in determinate zone. Purtroppo è così. Tanti dicono, ma tanto se non ci sono gli immigrati a vendere la roba, lo faranno gli italiani. Io non sono d'accordo con questa frase, ma mettiamo il caso andrebbe veramente così, beh, occupiamoci comunque di questo problema. Questo, ripeto, è il mio punto di vista. Dunque, concludendo, mettete mi piace se vi è piaciuto questo video. Iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina delle notifiche nel caso non lo abbiate già fatto. Mandatemi un'email all'indirizzo in descrizione nel caso voleste unirvi alla mia squadra, in modo tale da aiutarmi a cercare di rendere questo mondo un posto migliore, per quanto possibile, combattendo la criminalità e l'ingiustizia. The Master of Justice, al prossimo video.